Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo format. Come avete potuto intuire dal titolo parliamo di cinema. Sicuramente molti di voi mi insulteranno, diranno: ma rifacci i vecchi video, rifateci i vecchi video, rifateci le cazzate con le macchine, video divertenti, vogliamo ridere, eccetera. Beh, allora questo ormai non fa più per voi perché è qualcosa di passato che probabilmente non tornerà più. Non posso fare il buffone e parlare di questo tipo di un certo tipo di film in modo divertente perché non avrebbe senso. In questo caso vi parlo della Scorta, un film di Ricky Tognazzi degli anni 90, molto drammatico, un po' pesante, se vogliamo dire così. Comunque è un film serio, non comico, e non è possibile affrontare come affrontavamo prima le cose. Oggi parliamo della Scorta, un film di Ricky Tognazzi degli anni 90. Perché La Scorta? La Scorta perché l'ultimo video, per ricollegarsi, ho messo sul finale una musica tratta dalla suite principale del film, nella parte finale, che ha dato sicuramente un impatto molto nostalgico. Una musica bellissima, prodotta e orchestrata dall'autore che era Ennio Morricone, che ha fatto poi tutte le musiche di questo film. Qui non sappiamo se per scelta di produttore o se per scelta del regista. Il regista che in questo film si è rivelato veramente sorprendente sotto tanti punti di vista. Primo fra tutti è proprio quello del suo ruolo, il ruolo del regista, che ha permesso di realizzare un film veramente completo sotto tutti gli aspetti, dal mio personalissimo punto di vista. E iniziamo proprio col parlare della regia, del regista, Ricky Tognazzi. Figlio d'arte, ovviamente, il più conosciuto, blasonato Ugo, arriva alla regia dopo diverse parti, diciamo così, in film di commedia all'italiana, come attore, magari attore coprotagonista o semplice comparsa, lo ricordiamo anche in alcuni film di Francesco Nuti, e anche assistente di regia, ha fatto molta assistente di regia in diversi film a cavallo tra gli anni fino agli anni 70, anni 80, per poi arrivare alla vera e propria regia televisiva con un primo film e cinematografica, con questo suo secondo film per il cinema. E sorprende proprio come tutto l'insieme del film, dalla regia appunto alla colonna sonora, alla scelta del cast, al lavoro con il cast e con gli attori, sia veramente dal mio punto di vista eccezionale. Magari molti di voi ricorderanno questo film come un banalissimo poliziesco con l'imprinting televisivo e nostalgico anche degli anni 90. Qui parliamo di mafia, di magistrati, però più in particolare parliamo della scorta, anche perché la capacità di questo film è un altro aspetto molto bello e particolare, è quella di trasportare lo spettatore all'interno della squadra della scorta di questi giovani ragazzi che poi diventeranno con gli anni, con il tempo, dei veri e propri attori italiani di grido, a partire da Claudio Amendola, che già era noto all'epoca, per passare poi a Ricky Memphis, già maturo Tony Sperandeo, poi da notare Enrico Roverso. Il film si ispira appunto alla vicenda di un vero magistrato, Taurisi, che è stato davvero inviato in Sicilia in quegli anni. E questo film vuole però parlare più che altro della scorta a questo magistrato, gli uomini della sua scorta. Infatti ci troviamo dentro proprio alla scorta del magistrato, passando per l'interpretazione veramente, veramente valida degli attori principali, certo. Come Claudio Amendola, come Enrico Roverso, che sono i due caposcorta, ma ricordiamo anche le figure, qua vediamo un pochino tutte, i Memphis e Tony Sperandeo, ad esempio, o Ugo Conti, che ricordiamo in alcuni film invece della cricca di Salvatores, quindi un attore un pochino più del nord, a differenza degli altri che sono romani o siciliani, come nel caso di Sperandeo, e come vediamo qua, di Enrico Roverso. Quindi l'interpretazione, il lavoro del regista, veramente sorprendente per un regista che è nato come semplice attore, figlio d'arte, molto più blasonato e riconosciuto Ugo Tognazzi, che è arrivato a questo suo secondo film per il cinema da gavetta come assistente di regia in molti, molti film e come
attore spesso non protagonista di commedie sboccacciate, anche come Pompieri, se vogliamo ricordare. Ma il lavoro di regista in questo film, quindi la regia, la messa in scena, il lavoro con gli attori, ma anche la scelta delle musiche con Ennio Morricone, quindi del compositore in questo caso, perché non si parla di musica ma di composizione musicale, con un grande attore come Ennio Morricone, e la fotografia che probabilmente con la collaborazione di Alessio Gelsini Torresi è stata scelta più pulita, no? Più limpida, più televisiva, se vogliamo dire così, anche perché si parla di un direttore della fotografia che sicuramente non è alle prime armi, ma che ha fatto film molto più contrastati, più luminosi, più visivamente d'impatto. Quindi, secondo il mio personalissimo punto di vista, si è scelto qua di illuminare in modo televisivo anche per immergere più lo spettatore in una realtà giornalistica dell'epoca, se vogliamo dire così. È un film quindi pieno di tutte quelle che sono le vicissitudini di quello che rischia un magistrato nella sua vita di indagine in una realtà così calda e delicata come quella di Trapani negli anni 90, in cui la presenza mafiosa era veramente, magari tutt'oggi, non sono esperto in materia, però veramente molto presente e assidua. Ricordiamo anche la figura di Leo Gullotta, sempre per parlare del cast, che interpreta l'attore il personaggio più cinico, corrotto, l'infiltrato della malavita nelle istituzioni e che tenta di fare di tutto per ostacolare il lavoro del nostro protagonista. Non è solo questo, però, c'è un impatto proprio degli attori nella loro vita quotidiana. Ad esempio, il personaggio che vediamo qua di Enrico Loverso, il caposcorta, ha a che fare con una famiglia, con un bambino, con una moglie. Quindi ci sono anche scene, vicissitudini familiari che portano anche a una sorta di preoccupazione, quello che potrebbe succedere a questo personaggio nel film. È un film che racchiude, oltre a una regia tecnica molto tecnico-artistica molto ben sviluppata, racchiude tutti quelli che sono gli elementi di assalto, se vogliamo dire così, della mafia alle istituzioni, quindi al magistrato, e quindi quelli che potrebbero essere assalti sulla strada, esplosioni e quant'altro. Non voglio dirvi in particolare quello che succede per non spoilerare niente per chi scegliesse di rivedere questo film o per chi non l'ha ancora visto, e sono molti sicuramente ragazzi giovani che non l'hanno ancora visto, ma specialmente se fate scuola di cinema, vi invito a studiare questo film sotto tutti gli aspetti. Poi parliamo anche della sceneggiatura, altro aspetto molto particolare. La sceneggiatura contribuisce a non annoiare quando è scritta in modo buono, consono al tema del film. Quindi in quel periodo, anche quando mi trovavo a studiare i primi anni, i primi film, avevo notato in questo e in altri film di cui magari vi parlerò in seguito, quell'aspetto così particolare delle singole parti della struttura di un film. Quindi la messa in scena e l'interpretazione di attori straordinari, come in questo caso abbiamo visto in questa sequenza Tony Sperandeo che parla con Enrico Loverso, con un seccato, se vogliamo così, Ricky Memphis alle spalle di loro due, perché il personaggio di Ricky Memphis appunto più superficiale, che non era intenzionato a partecipare a questo tipo di giochi, diciamo così, a differenza dei personaggi di Claudio Amendola e di Enrico Loverso, che invece, andando avanti nel film, poi scopriremo essere molto più invischiati e molto più dentro alla vicenda. Quindi la sceneggiatura, altro aspetto veramente interessante, è stata scritta in collaborazione con allora giovane Simona Izzo, che se non sbaglio era già moglie del regista Ricky Tognazzi. Quindi una sceneggiatura che, come vi ho detto, non annoia mai. È stata messa in scena per un film veramente sorprendente. Non ci sono punti morti, ci sono colpi di scena come devono essere, non c'è una eccessiva spettacolarizzazione del film, e questo è un altro punto veramente importante per un film
un film dell'epoca. Vediamo in questo caso delle riprese aeree su Trapani, che più che altro ci sono all'inizio del film, forse c'è stata una limitazione delle riprese aeree in corso di produzione. Le Alfa Romeo, no? Le Alfa Romeo blindate, che saranno ricorrenti poi in tutto il film, altre protagoniste della vicenda, l'aspetto così vintage dei telecomandoni, dei cellulari grossi, delle macchine inquinanti, no? Vediamo tutto un vecchio mondo che ora non esiste più, se non per alcuni aspetti, diciamo così, che invece sono ancora attuali in questo tipo di realtà. Ci avviamo quindi alla fine, il finale che non vi voglio assolutamente spoilerare, ma che dal mio personalissimo punto di vista è forse l'anello un pochino più debole del film, proprio perché non è eccessivamente spettacolarizzato, non è hollywoodiano, non è così spinto e così legato al cliché come poi si è visto invece in moltissimi altri film italiani e europei in seguito, ma anche per l'epoca. Trovandomi a studiare cinema, sono rimasto forse, a livello ovviamente personale, un pochino sbigottito da un finale come quello che poi magari vi invito a vedere nel film della scorta. Ma nonostante questo, non biasimo le scelte del produttore e del regista di rimanere così fedeli a una realtà viva, a una realtà vera. Difatti, senza dover necessariamente spettacolarizzare o rendere molto drammatiche oppure molto, molto legate a quelli che sono, a quelli che sono gli schemi a cui siamo davvero da sempre troppo abituati. Quindi ci avviciniamo alla fine appunto di questo breve video che vi parla della scorta, con un ultimo collegamento forse ad una serie di film che poi sono nati e cresciuti più o meno a cavallo degli anni 90 e 80, come Soldati 365 giorni all'alba, un altro film bellissimo legato a questo tipo di realtà sociale, popolare, Ultra, in cui ritroviamo sempre gli stessi attori, Ricky Memphis, Ricky Tognazzi, poi vogliamo ricordare in questo film anche Ugo Conti, che è un altro regista più del nord, diciamo, un altro attore, scusate, più del nord, legato a Salvatore, Cieno e Salvatores con Abatantuono, eccetera. Poi Mary per sempre, insomma, tutto questo filone di film molto popolari che raccontavano storie drammatiche, se vogliamo, in modo molto, veramente molto bello e toccante. Poi parleremo magari di questo genere di film in un altro video, se volete seguirci, seguirmi in questo caso. E parleremo magari di serie TV o di quant'altro, iscrivetevi al canale, so che molti di voi se ne andranno, spariranno, non torneranno più, per magari dare spazio a chi è più interessato a un'argomentazione cinefila, se volete più tecnica magari scrivetemelo, se volete più abbraccio, come sono abituato a fare ora io adesso, senza seguire schemi, senza seguire copioni, vi parlo spassionatamente a cuore aperto di quello che è stato un film, una serie o un insieme di film, una categoria di film o di serie TV che mi hanno veramente colpito e mi hanno lasciato dentro qualcosa, come immagino qualcuno di voi che è entrato qua per curiosità. Comunque, tutto questo è una surprise assoluta. Io saluto tutti quelli del canale, quelli che se ne andranno e i nuovi che magari arriveranno. Vi invito a seguirmi, a seguirci per i prossimi video speciali sul cinema e su comunque contenuti multimediali. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti, un bacione.